Benvenuto su Psinel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale, con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuto alla 271esima puntata del podcast di Psinel, puntata 271. Sei davvero sicuro di sapere ciò che sai? No, tranquillo, non è uno strano indovinello. Se ti piace la psicologia, quasi sicuramente in questi anni avrai sentito parlare del famoso effetto Dunning-Kruger, che afferma qualcosa di molto particolare. Chi non ha buoni risultati in prove linguistiche, logiche, matematiche e anche di altro tipo, tende a sovrastimare le proprie capacità. Al contrario, i più bravi tendono quasi a sottostimarsi. Questa è una semplice banalità oppure nasconde qualcosa di più importante? Oggi parliamo dell'illusione della conoscenza. Mi raccomando, seguimi fino in fondo per capire come limitare questa illusione e come utilizzarla a tuo vantaggio. Bene, allora iniziamo! Oh, allora, come stai? Hai fatto le tue valutazioni sulla ASMR, sulle luci e le ombre dell'orgasmo psicologico? Mi ha fatto molto ridere vedere come la gente sui social si sia divisa su questo aspetto. Ci sono anche persone insospettabili che mi hanno detto: guarda, ti dico la verità, io uso l'ASMR per addormentarmi e cose del genere. Se non sai di che cosa sto parlando, questo è l'argomento della precedente puntata, la 270. Lo so, tutte le volte che mi scuso per la qualità della mia voce o per i rumori che ci circondano, la gente mi scrive: Genna, cosa ti scusi a fare che sembra tutto uguale? Questo succede perché ho imparato in questi anni ad editare bene i miei podcast, però so altrettanto bene di non essere completamente in forma, sono completamente raffreddato e mi trovo in un posto diverso dove sto registrando questa puntata. Per cui io metto le mani avanti e in caso il podcast si sentisse bene, meglio così. Ciò che nel 1999 scoprono i due psicologi della Cornell University, David Dunning e Justin Kruger, può apparire come qualcosa di assolutamente banale e scontato. Il fatto che meno sappiamo qualcosa e più crediamo di conoscerla, con una conseguente sovrastima delle nostre abilità in quel campo. Qualcosa che molto probabilmente già conosci, perché tutti abbiamo amici che si ritengono assi del computer, piloti professionisti, grandi intellettuali, e in molti casi la cosa è davvero evidente. Ma il meccanismo sottostante è talmente sottile e allo stesso tempo importante, per non dire pericoloso, che ho deciso di dedicarci un'intera puntata. Tutti sappiamo che all'inizio di un determinato apprendimento ci sembra quasi di conoscere quella cosa. Ci sono persone che iniziano a suonare la chitarra e già si sentono dei grandi chitarristi. Perché non si tratta solo di un determinato effetto, ma di un insieme di effetti psicologici che, se impariamo a riconoscerli, possono aiutarci. Il punto è molto semplice. La conoscenza richiesta per riuscire a fare qualcosa è la stessa richiesta per capire se sappiamo farla. Strano? Te lo ripeto. Le conoscenze richieste per riuscire a fare qualche cosa sono le stesse richieste per capire se sappiamo fare quella cosa. Se una persona non sa nuotare, difficilmente potrà giudicare le prestazioni di un nuotatore e ancora meno le proprie prestazioni nel nuoto. Questo è stato provato anche a livello neuroscientifico con i musicisti, proprio con i chitarristi. Se mettiamo dentro una risonanza magnetica un chitarrista e gli mostriamo un altro chitarrista, gli si attiveranno tutta una serie di aree nel cervello che non si attivano a chi non ha mai preso una chitarra in mano. Eh sì, mi dispiace dirlo, caro amico amante della musica, convinto di non dover saper suonare uno strumento per giudicarla. Sì. È chiaro, per apprezzare la musica non devi saper suonare, così come potresti non saper nuotare ed apprezzare comunque una gara della Pellegrini o comunque un gesto atletico di uno sportivo, anche se non sei un campione in quello sport. Ma se vuoi davvero dare un giudizio tecnico, devi saper suonare quello strumento, devi saper fare quel gesto atletico o perlomeno devi avere tutte le componenti motorie e tecniche per saperlo in un qualche modo riprodurre anche solo mentalmente dentro di te.
Sloman e Freinbach hanno ricondotto questo effetto a qualcosa di ancora più generale che hanno battezzato l'illusione della conoscenza. I due ricercatori hanno fatto degli studi molto interessanti, ad esempio, e anche molto semplici. Ad esempio, hanno chiesto alle persone di valutare come funzionava una bicicletta. Poi gli hanno presentato dei piccoli disegni stilizzati di biciclette, ma incompleti. E gli chiedevano, bene, completa questo test, che cosa manca? Ebbene, moltissime persone sbagliavano pesantemente. Si dimenticavano i pedali, i freni, il manubrio e in alcuni casi anche la catena di trasmissione. Con questi semplici esperimenti i due ricercatori hanno provato che noi siamo convinti di conoscere a fondo qualche cosa, anche qualcosa di molto semplice, come il funzionamento di una bici, ma in realtà molta della complessità di come funziona quello strumento, la bici in questo caso, ci è in un qualche modo sconosciuta. In realtà ne abbiamo già parlato in alcune puntate nel passato, viviamo in un mondo sempre più complesso, dove si fa sempre più fatica a capire come funziona la maggior parte delle cose che ci circondano. Non intendo la natura, ma intendo gli artefatti umani. Mentre un nostro antenato poteva girarsi per il mondo, vedere qualche costruzione e con un pizzico di curiosità comprenderla, oggi questo è sempre più difficile, se non impossibile. Ad esempio, chi ha la mia età si ricorda che un tempo, se avevi uno scooter, un motorino, era abbastanza semplice capire come funzionava. E se avevi gli strumenti in casa, il tempo e la conoscenza, potevi metterti lì e fare una grande manutenzione al tuo scooter. Oggi questo è pressoché impossibile perché la maggior parte degli scooter ha trasmissioni elettroniche, centraline complesse, eccetera. Ed è quella che un tempo abbiamo anche nominato teoria delle scatole nere. Anche adesso tu stai ascoltando la mia voce, sai come funziona il fatto di riprodurla, ma probabilmente non sai fino in fondo come funziona tutto il sistema che ti consente di ascoltarmi. Non intendo come si registra un podcast, ma intendo proprio tutti i dati tecnici che consentono in questo momento la mia voce di arrivarti, magari mentre sei in macchina, magari mentre sei in palestra o in qualsiasi altro luogo, attraverso una semplice applicazione, magari, del tuo smartphone. D'accordo Jenna, ho capito, ma che senso ha per la nostra evoluzione qualcosa del genere? Ottima domanda, perché come sai mi piace pensare che tutto abbia una specie di risvolto evolutivo. Tutto questo può servirci perché se dovessimo comprendere tutto, ma proprio tutto ciò che ci serve o tutto ciò che utilizziamo, finiremmo in una specie di paralisi dell'analisi. I nostri antenati non avevano bisogno di sapere che se colpivano con forza un animale gli avrebbero potuto fratturare il cranio, magari, e colpire il cervello. Non sapevano che cosa fosse il cervello e non avevano bisogno di sapere come sarebbe, perdonami questa metafora cruenta, uccidere l'animale per poterlo mangiare. Lo facevano e basta. Così allo stesso tempo non avevano bisogno di sapere che cosa accadeva all'interno del corpo se venivi trafitto da una lancia. Bastava in un qualche modo avere una specie di vaga idea per capire di non doversi fratturare il cranio e di non trafiggersi con una lancia, oppure di non buttarsi da un posto troppo alto, avendo visto magari più persone lanciarsi, cadere e poi morire. Ok, queste metafore erano piuttosto cruente, ma questo è anche un modo per motivarci ad apprendere le cose senza scoraggiarci. Infatti, i peggiori chitarristi chi sono? Scusami se continuo a tirare in ballo i chitarristi. Sono quelli che magari sanno fare due o tre cose e si sono fermati lì e sono magari anche convinti di aver imparato a suonare. Che cosa succede? Che se tu ti metti lì a suonare la chitarra, a fare i primi accordi e ti immagini quanto avrai ancora davanti a te per apprendere, ti scoraggerai, perché in realtà più suoni più ti rendi conto che potresti imparare per tutta la vita. Per cui questo meccanismo dell'illusione della conoscenza ti consente di iniziare a suonare, magari con questa specie di cecità, e essere motivato nonostante tu sia all'inizio dell'apprendimento. Tale illusione della conoscenza ci permette anche di semplificare a tal punto le cose da poter seguire degli ideali strampalati, come ad esempio pensare che basterebbe che, non lo so, che ci fosse il sole, basterebbe la pioggia, basterebbe che la gente studiasse di più, basterebbe solo che le persone facessero X e Y.
quando poi in realtà le cose sono quasi sempre più complesse di come appaiono. E tale illusione ci consente di semplificare e quindi non farci, diciamo così, troppe seghe mentali. Sì, perché nel nostro mondo le cose sono spesso più complesse e sistemiche. Questo non significa che servano dei secoli per fare e apprendere le cose, che solo gli esperti debbano parlare o che tutto sia difficile, ma almeno dovremmo riconoscere di non sapere e di conseguenza aprirci e informarci e approfondire, invece che chiuderci in sterili stereotipi, che è quello che accade sempre più spesso nella nostra società, una società ad altissima complessità dove le persone, magari proprio perché utilizzano internet, credono di sapere. E a tal proposito ci può aiutare tantissimo una metafora, la metafora dell'antilibreria di Umberto Eco, dove il grande intellettuale ci raccontava che i libri più importanti non sono quelli letti, ma quelli non letti, quelli che ti ricordano che non sai tutto, che sono lì, che ti guardano dalla libreria e ti ricordano che non sai tutto. La stessa identica cosa dovrebbe farci sentire il web, farci sapere proprio approfondendo, avendo la possibilità di avere questa conoscenza in tasca, che non sappiamo tutto. Infine, dobbiamo ricordare che questi fenomeni non sono il risultato di illusioni mentali, di una boria, di chi si sente superiore agli altri perché legge una cosa e pensa di saperle, ma sono dei veri e propri bias cognitivi. Sono schemi mentali che ci consentono di semplificare la realtà e quindi agire nella realtà senza farci troppe domande, tra virgolette. Tutto questo è molto interessante, però allo stesso tempo potrebbe diventare molto pericoloso e, ripeto, soprattutto in una società dove abbiamo la libreria di Umberto Eco nella nostra tasca. Bene, adesso andiamo a vedere qualche piccolo consiglio per riuscire a gestire al meglio l'inevitabile illusione della conoscenza. Primo, evita di fidarti di ciò che sai quando sai di non aver realmente approfondito. Quando inizi ad imparare qualcosa, devi approfondirla e devi sapere che c'è tanto da scoprire, perché in realtà ne sappiamo e ne sai pochissimo. Questo non significa spaventarti per la mole di cose che non conosci, ma tenere a mente la metafora appunto della biblioteca di Umberto Eco. È proprio il non sapere che dovrebbe spingerti a conoscere e a riconoscere che la realtà è molto più complessa di come ti appare. Nella nostra cara psicologia abbiamo prove evidenti di questo fatto, la famosa psicologia ingenua. Vedi una persona che fa due o tre cose e pensi: ah, ecco, quello lì è agitato, ah, quello lì è introverso, ah, quello lì è ansioso. Ecco, queste qua sono ipersemplificazioni che andrebbero sempre approfondite. Ed è per questo che abbiamo dedicato diverse puntate a una giusta interpretazione della personalità e soprattutto del linguaggio non verbale. La gente ti vede grattarti un orecchio e dice: ah, stai mentendo. Ecco, stiamo molto attenti a queste ipersemplificazioni. Secondo, sii tollerante verso chi crede di sapere, non è colpa sua. Questa illusione, come abbiamo visto, è una specie di meccanismo mentale, uno schema mentale che ci portiamo dietro probabilmente da migliaia di anni. Questo ci consente di prendere decisioni anche quando non abbiamo tutti gli elementi a nostra disposizione. Quando incontri qualcuno che crede di sapere, evita di prendertela con lui. Non è magari uno sborone, un borioso, a meno che non sia un pazzo invasato. È semplicemente vittima di questo bias cognitivo. La cosa migliore che tu possa fare è porgli delle domande in modo gentile, in modo da mostrargli la complessità della faccenda, mostrargli che magari sta guardando le cose in modo troppo netto, troppo semplicistico. Terzo, la soluzione a questi meccanismi è sapere che tutto è più complesso di come sembra.
Come dicevamo poco fa, la soluzione è sapere che non sai. Sembra una battuta, perché le cose sono raramente così semplici in natura. Raramente le cose in natura sono bianche o nere. Da un lato questo può atterrirci, ma dall'altro deve spingerci ad una nuova e costante apertura mentale verso ciò che non sappiamo, verso la complessità. E vorrei ricordarti che questa modalità di apertura verso la complessità è la definizione di mindful o mindfulness secondo la Ellen Langer, secondo il suo libro degli anni 70 che si chiama appunto Mindfulness, molto prima che la meditazione diventasse così famosa da noi in Occidente. La Langer aveva già capito che l'incapacità di comprendere la complessità del mondo e anche la formazione di stupidi stereotipi derivasse proprio dall'incapacità di capire che le cose sono più complesse di come ci appaiono. Quarto, studia e continua a prepararti. La vita è fatta di apprendimenti. La tecnologia dovrebbe spingerci a studiare, a sapere che abbiamo un mondo gigantesco che possiamo approfondire, che abbiamo la possibilità ogni volta di aumentare il grado di complessità. Ti ripeto, questo meccanismo è un po' pericoloso perché la gente quando aumenta il grado di complessità, gli elementi a propria disposizione, fa un po' più di fatica a processare tutti gli elementi per prendere delle decisioni. Però quando puoi, a mente fredda, dopo che hai preso magari una decisione o poco prima di prendere una decisione importante, ricordati di approfondire, di aprirti, di studiare, perché la realtà, lo ripeto ancora una volta, giuro è l'ultima, è molto più complessa di come ti appare. E questo è una meraviglia, perché significa che non sappiamo tutto, che le persone intorno a noi non sanno tutto e che il viaggio della nostra vita è costantemente un viaggio di scoperta, anche di qualcosa che pensi di conoscere. Davvero, prova a guardarti attorno, guarda un oggetto, prova semplicemente a chiederti come è costruito quell'oggetto, come hanno fatto a farlo, io potrei rifarlo. Eccoci ragazzi, so che la soluzione agli effetti dell'illusione della conoscenza, l'effetto Dunning-Kruger e a tanti altri effetti di questa consapevolezza non sia così semplice da afferrare, il fatto di doversi costantemente aprire alla complessità del mondo, a sapere che in realtà il nostro sistema cognitivo è limitato ed è cablato proprio per semplificare, perché la semplificazione ci consente di essere più tranquilli, di prendere decisioni in situazioni molto complesse. Tutto questo è un superpotere, ma oggi che abbiamo la consapevolezza e la conoscenza, dovremmo diventare anche più responsabili di questa faccenda. Dovremmo essere noi i primi ad approfondire quell'aspetto politico, quell'aspetto sociale, quell'aspetto tecnico sul nostro lavoro, sapendo che in realtà sappiamo meno di quanto crediamo di sapere. Ora potrei romperti le scatole e dirti che tutta la psicologia ingenua è fatta in questo modo, che la crescita personale in un qualche modo si nutre di tale semplificazioni, no? Svegliati presto al mattino, fai 10 minuti al giorno di meditazione, lo so, ci metto dentro anche la nostra cara meditazione, oppure cammina per 5 minuti al giorno, tutte queste cose sono cose utili, ma sono cose ipersemplificate. Avere delle ricette del genere può aiutarci ad agire perché ci semplifica la vita, ma non dobbiamo illuderci di conoscere a fondo i meccanismi che guidano tali scelte, tali competenze. Beh, se sei arrivato fino a questo punto, sicuramente sei una persona curiosa e sicuramente sei una persona che ama la complessità, proprio perché Psinel è da sempre uno dei podcast e anche un blog ad alto livello di complessità. Se ci guardiamo in giro vediamo subito che la complessità online non piace, non prende, perché la complessità ci costringe a fare degli sforzi cognitivi che potrebbero renderci indigesto qualsiasi tipo di pasto, qualsiasi tipo di informazione che andiamo ad approcciare. L'abbiamo anche visto, si chiama fluidità cognitiva. Più una cosa è semplice, più ci piace, perché la capiamo velocemente e perché ci sembra di riuscire a maneggiarla in modo molto elementare. Ma se mi hai seguito fino a qui, sicuramente sei un amante della complessità, oppure magari stai guidando e non potevi fare a meno di cambiare programma.
Ecco, un'utile semplificazione. Bene, allora ti ringrazio per avermi seguito fino a qui. Mi scuso ancora per la qualità dell'audio e anche per la mia voce. Come sempre resto a tua disposizione per ulteriori approfondimenti, ulteriori chiarimenti all'interno del post, all'interno del quaderno degli esercizi. Ti auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Gennaro Romagnoli di psinel.com.